Stamattina Giorgia Meloni era a Tokyo per incontrare il primo ministro giapponese Fumio Kishida. L'incontro si è tenuto per organizzare il passaggio di consegne dal Giappone all'Italia per la presidenza del G7 di quest'anno e per avviare la preparazione del vertice che si terrà in Puglia a giugno. Hanno concordato di approfondire la cooperazione in materia di sicurezza tra i due paesi, continuo sostegno all'Ucraina, sanzioni contro la Russia, situazione in Medio Oriente, nonché gestione delle relazioni con la Cina, che diciamocelo sta diventando sempre più ingombrante e problematica. I giornali giapponesi hanno sottolineato che a dicembre l'Italia ha deciso di ritirarsi dall'iniziativa cinese della Via della Seta e che ha anche partecipato allo sviluppo congiunto di un avanzato aereo da caccia con Giappone e Regno Unito, ponendo quindi le basi per un riavvicinamento al Giappone. Stando ai media, poi, i due primi ministri avrebbero anche un qualche rapporto personale, sembrerebbe. Ad esempio, Kishida avrebbe regalato alla figlia della Meloni, che spesso viaggia con la madre, un peluche di Hello Kitty durante il vertice del G7 di Hiroshima nel maggio dello scorso anno. E adesso mi chiedo, chissà cosa le avrà regalato oggi?